Presidente, è difficile oggi confrontarsi sulla riforma costituzionale perché dovremmo confrontarci sulla democrazia, ma dovremmo anche confrontarci su un'interpretazione della democrazia che qualcuno in maggioranza ha. Perché vede, per il Partito Democratico è democratico votare, mandare i propri tesserati alle presidenze della provincia senza farli votare. Per il Partito Democratico è democratico arrivare alla presidenza del Consiglio senza votare. Per il Partito Democratico è democratico fare le primarie incassando soldi da qualche elettore e versandoli a qualcun altro per far votare chi vogliono loro. Ma per il Partito Democratico non è democratico far scegliere i cittadini se una riforma, se una legge è da abrogare o meno. Questa è la condizione della democrazia in questo Paese.